Presidente, un'altra giornata storica per Rondine. Sì, forse a volte si usa storico un po' come un aggettivo eccessivo, ma oggi credo lo sia perché sono gli ultimi sopravvissuti che si siedono sui banchi di scuola, il primo giorno di scuola suona la campanella, ma gli altri compagni di scuola sono i ragazzi di 17 anni del quarto anno liceale da tutte le regioni italiane. La scuola restituita, oggi a Rondine le vittime delle leggi razziali tornano sui banchi di scuola assieme agli studenti. Era il 5 settembre 1938, in Italia veniva promulgata con un regio decreto la prima normativa antiebraica. Oggi, a distanza di 84 anni, una piccola parte di quegli studenti a cui venne negato un sacrosanto diritto si sono seduti sui banchi di scuola assieme ai 31 studenti del quarto anno di Rondine che hanno scelto di frequentare il quarto anno delle superiori nella cittadella della pace. Quando entravamo a fare l'esame nell'aula da privatisti si firmava il foglio di presenza dove c'era scritto in ordine alfabetico, accanto al mio nome fu a Ugo, c'era sottolineato in rosso di razza ebraica. Lì per lì sembrava che ci lasciasse indifferente, invece erano tutte ferite che hanno fatto male per parecchio tempo. L'iniziativa, in collaborazione con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ha visto l'intervento del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e della senatrice Liliana Segre. È il 5 di settembre, ero a tavola nel momento in cui i miei tre adorati, mio padre e i miei nonni, cercarono con delle parole semplici di dirmi che non avrei più potuto andare a scuola, avrei dovuto fare la terza elementare. Perché? Perché ci sono delle leggi, ci sono delle leggi per cui i bambini ebrei non possono più andare a scuola. Io diventai la bambina invisibile, bambina sconosciuta, la bambina che non si invita, la bambina che si mette da parte. Il pericolo di una recrudescenza dell'antisemitismo c'è, ha detto la presidente delle comunità ebraiche Noemi Di Segni. C'è, la viviamo ogni giorno e lo vediamo negli stadi in questi ultimi giorni, lo vediamo nelle scuole, lo vediamo negli slogan e purtroppo lo vediamo anche tra i politici che si candidano, quindi mi raccomando, siate consapevoli. La giornata di oggi rappresenta un altro tassello nella memoria che deve sempre rimanere viva, ha detto la senatrice Segre, per evitare il pericolo dell'indifferenza. Il pericolo è sempre latente, diciamo così, sta a noi che dobbiamo educarli, fra virgolette, fare in modo che questo non avvenga. E questo significa anche trovare delle strategie nuove, evitare, diciamo così, quella cattedracicità che poi finisce per annoiare e per rendere così scontato certe cose come potrebbe essere la Shoah, quindi abbiamo un grosso carico sulle spalle in questo senso. Hai restituito qualcosa oggi? Sì, veramente, non me lo sarei aspettato tanto.